Amici di Futsal TV, benvenuti al Palacconi di Cagliari per assistere alla 12ª giornata del campionato di Serie A2 Elite. Va in scena la sfida tra la Leonardo e lo Sporting Altamarca. Risponde la formazione ospite dello Sporting Altamarca con Robazza tra i pali, con la maglia numero 1, con la maglia numero 3 Uenou, con la maglia numero 7 Cerantola, con la maglia numero 8 Bon, con la maglia numero 9 Neto, con la maglia numero 12 Kovacevic, con la maglia numero 13 Modesto. Guti, si accenta Guti, lo scarico per Monti col sinistro, la risposta di Miraglia con la mano sinistra. Adesso può ripartire l'Altamarca, uno contro uno con Erbie, c'è il gol dell'Altamarca del numero 22 Boscaro. Miraglia e Asquer hanno giocato tanti anni contro in Serie A, adesso De Murtas, palla per Dos Santos, la conclusione non fischiato dalla direttore di gara, adesso Dos Santos, ancora Dos Santos per due volte, poi arriva De Murtas, altra conclusione con pallone giocato ancora per Dos Santos, il palo di Dos Santos, ennesima conclusione con il pallone che termina sul fondo. Ancora Ennas per Guti in mezzo a due giocatori, il dribbling, la giocata di Guti fantastica, lo scarico per Dos Santos, c'è il miracolo di Miraglia, veramente incredibile la parata del numero 15 dell'Altamarca della formazione isolana. Ancora Acco, il pallonetto per Tidu, la conclusione al volo di Tidu. Adesso Dos Santos per Guti, c'è il tiro ribattuto sulla linea, ancora Dos Santos per Asquera, ancora palla ribattuta, poi c'è la conclusione con Dos Santos. Dos Santos, pallone recuperato poi da Miraglia, pallone giocato fuori, Carlos, la conclusione deviata da Ennas, poi c'è il contatto con Acco, non fischiato ma il miracolo di Erbi. Pressing di Monti che non intercetta il pallone giocato da Miraglia, tagliata subito una linea, adesso pallone dentro con il raddoppio di Netto per la formazione ospite. Adesso ancora il gol con Uenou all'interno dell'area di rigore, lo cerca e lo trova Cerantola. E c'è il terzo gol per la formazione ospite. Acco, pallone dentro, non c'è contatto secondo il direttore di gara, può ripartire l'Altamarca con Carlos, la conclusione con il miracolo questa volta di Erbi, poi c'è il contatto e c'è il fallo, sesto fallo, si andrà al tiro libero dai 10 metri. Parte Dos Santos con la destra, Kovacevic con il petto dice di no alla conclusione del numero 4. Pallone messo in mezzo, Miraglia con la destra, è lui che sigla la quarta rete per l'Altamarca a 20 secondi dalla termine. Pallone messo in mezzo, Miraglia col destro, è lui che sigla la quarta rete per l'Altamarca a 20 secondi dalla termine.